Anticipazione una vita. Trama puntate dal 21 al 27 settembre 2020. Felipe e Marzia, fidanzati segreti. Lunedì 21 settembre 2020. Alfredo è furioso e non riesce a calmarsi. Pertanto chiede spiegazioni ad Ursula e minaccia a morte Marzia riguardo alle ultime vicende aventi a che fare con Felipe. Ramon aiuta Lolita economicamente grazie all'anticipo della compagnia di assicurazioni. Nonostante l'opposizione del Bryce, la ragazza riesce a diventare nuovamente proprietaria della sua amata e rinomata latteria. Intanto Marzia è sempre più combattuta e attratta dall'avvocato. Martedì 22 settembre 2020. Rosina non è pronta per un nuovo amore e si incontra con Liberto per dirgli che intende lasciare Acacias, in quanto non può perdonarlo e ha bisogno di schiarirsi le idee. Sinta è confusa e non riesce a decifrare lo strano comportamento del suo amato da quando Ledesma è arrivato ad Acacias. Nel frattempo il nuovo arrivato spiazza i Dominguez quando rivela che Emilio non è libero, è fidanzato con sua figlia Angelines e deve sposarla quanto prima, secondo un patto stretto molti anni addietro. Mercoledì 23 settembre 2020. Antonietto annuncia a Lolita che si stanno a poco riprendendo dalla rovina economica. La ragazza è molto contenta anche perché la famiglia Palacios si sta per allargare con la nascita del frutto del loro amore. Rosina vuole partire e non desidera altro. Liberto si augura in cuor suo che non è tutto perduto ed escogita un piano per farla restare in quartiere. I Dominguez intanto danno del bugiardo di Emilio. Il giovane è distrutto e non sa più che fare. Giovedì 24 settembre 2020. Sinta chiede spiegazioni al suo fidanzato e non ottenendole se ne va furiosa. Alfredo minaccia Marzia e le dice che l'ha scoperta non sta rispettando i patti. E Noveva si presenta a casa dell'avvocato e dice di avere in mente qualcosa di geniale contro il losco Alfredo. Afferma di essere in possesso di informazioni e di prove molto compromettenti. Liberto vuole stupire Rosina per ottenere il suo perdono. L'impresa però è più ardua del previsto. Venerdì 25 settembre 2020. Liberto chiede aiuto a Felicia e alle sue vicine per sorprendere Rosina. Vuole affittare il ristorante Nuevo Siglo XX tutto per sé. Sinta confessa ad Antonito che nonostante il tradimento è ancora innamorata di Emilio. Non riesce ad odiarlo, inoltre non si capacita di una cosa, perché il ristoratore non ha mai parlato a nessuno di Angelines e di Ledesma? Lolita raggiante e i vicini sono felici per lei. Ramon e Carmen non vedono l'ora di sposarsi. Riusciranno questa volta a organizzare senza intoppi il loro matrimonio? Sabato 26 settembre 2020, puntata pomeridiana su Canale 5. E Noveva confessa a Felipe il segreto di Alfredo. È omosessuale e ha una relazione con Eladio, un uomo più giovane di lui. Il banchiere offre a Marzia un'ultima possibilità per scoprire i piani segreti di Felipe e della Salmerona. Deve capire cosa hanno in mente per anticipare le loro mosse. Emilia e Felicia ricordano i tristi avvenimenti di Valdesa, quando cioè Camino perse la voce. La ragazza purtroppo è stata violentata e il suo stupratore è stato ucciso da Emilio. Ledesma, testimone oculare dell'omicidio, da allora non fa che riscattare Felicia e suo figlio con imposizioni e assurde pretese. Sabato 26 settembre 2020, puntata serale su Rete 4. Susanna riprende a cucire e dice fiera che realizzerà l'abito nuziale per Carmen. E Noveva e Felipe usano Eladio per incastrare Alfredo. Ursula si intrufola nella casa dell'avvocato e interroga Marzia. Vuole scoprire la verità sull'avvocato. I passamani ricordano con dolore il ricatto di Ledesma. Deve sposare Angelines, altrimenti il ragazzo finirà in carcere con accuse gravissime. Sinta offre il suo aiuto ad Emilio per rompere il fidanzamento. Rosina partecipa all'evento del ristorante e finisce per scappare via di corsa. Liberto sta malissimo e chiede alla sua amata un'ultima chance, ma lei non fa che pensare alla scena del tradimento. Emilio confessa a Sinta di non poter sciogliere il contratto con la sua promessa sposa.
La Dominguez è disposta a tutto per riaverlo e gli dice che vuole lasciare Casias con lui, in gran segreto. Eladio si rifiuta di testimoniare contro Alfredo. Ursula informa il Bryce della redazione segreta sorta tra Enoveva e Felipe, ma l'uomo non riesce a cogliere i due in flagranza perché Marcia gli dà delle informazioni sbagliate per non far finire nei guai il legale. Domenica 27 settembre 2020. Liberto piange la partenza di Rosina, la donna affranta, saluta affettuosamente Casilda e Susanna, se ne va. Il suo sarà un addio oppure un arrivederci? Riuscirà mai a perdonare il marito? Emilio rifiuta la proposta di Sinta di fuggire insieme. Ledesma appare ad Acacias con Angelines. Il figlio di Felicia è costretto a rassegnarsi, deve onorare il suo accordo. Felipe si arrende quando non riesce a smascherare Alfredo e cerca di rompere con Enoveva, che non vuole più come amante. La donna però non è disposta a perderlo. Alla fine la Salmeron accetta di prendersi cura di suo marito e di comportarsi da moglie autorevole e rispettosa. Felipe e Marcia iniziano una relazione segreta e si fidanzano. Susanna, preoccupata per Liberto, chiede aiuto ai Palacios e a Casilda per tenerlo d'occhio e sollevargli il morale. I Dominguez, dopo aver saputo che Angelines è in città, cercano di rallegrare Sinta portandola a lezione di canto. Ma ciò non basta. Emilio, come un'anima smarrita, cammina con la sua promessa sposa in strada. I vicini non possono credere ai loro occhi. Enoveva cambia strategia con Alfredo e gli chiede perdono. D'ora in avanti si atterrà alle sue decisioni e lo rispetterà in tutto e per tutto. Ursula continua a tramare pericolosamente contro la Salmeron. Felipe e Marcia sono sempre più affiatati e innamorati. Anticipazione una vita, puntate di novembre 2020. Sinta nella trappola di Alfonso Carcano? Non ci sarà pace per la famiglia Dominguez nelle puntate che ci stupiranno nel mese di novembre 2020. Sinta verrà scelta per un film e nonostante le preoccupazioni di Emilio e la rabbia di Felicia, Passamar, tutti i vicini si congratuleranno con lei e le augureranno una promettente carriera nel mondo del cinema. Ma ecco il colpo di scena. Alfonso Carcano, il produttore, potrebbe non avere nobili intenzioni. Infatti all'artista non sarà ben chiaro il suo ruolo nella pellicola e un giorno verrà costretta anche a girare una scena con un ballerino. Bellita rifiuta il ruolo di una pellicola cinematografica. Sinta e Camino, le prescelte. Grandi colpi di scena assicurano, per quel che concerne la famiglia Dominguez, le puntate di una vita che ci emozioneranno nel mese di novembre 2020. Sinta incontrerà un produttore cinematografico che la vorrà con un ruolo da protagonista nel suo film. Ma prima di questo ne vedremo delle belle. La prima ad essere ingaggiata nella suddetta pellicola sarà Bellita, che però, dopo essersi vista in anteprima sullo schermo, affermerà di non essersi per niente piaciuta. Così la donna si recherà dal produttore, un uomo losco e ambiguo di nome Alfonso Carcano, affermando di volersi ritirare. L'uomo però non esiterà a minacciarla. Le dirà che se non farà il film, né Cammino né Sinta, scelte come co-protagoniste, avranno il loro ruolo. Bellita poi informerà la sua famiglia della novità ed Emilio, spiazzato, affermerà di avere una paura terribile di perdere la sua amata. E se diventasse una star internazionale? O se accoglierà il suo sfogo, ma invece di calmarlo, non esiterà a mettere il dito nella piaga e a sostenere con forza che se ciò accadesse per davvero, la sua amata figliola finirebbe sicuramente per innamorarsi di una grande celebrità. Emilio, così forte di tali convincimenti, deciderà di ricorrere ai ripari. E in men che non si dica, organizzerà una serata romantica per la sua Sinta. Il mattino dopo la Dominguez e Camino verranno ingaggiate come attrici al posto di Bellita e entrambi cominceranno a fantasticare sul loro futuro. Verso sera, ecco che Alfonso raggiungerà le due per dare loro la sua ultima comunicazione. Solo una ragazza sarà scelta per la pellicola. Bellita e Ose saranno molto in fibrillazione per le prove. Emilio invece vivrà momenti di grande tensione e dirà di avere una paura tremenda di perdere la sua amata da un momento all'altro. Aggiungerà di volere il suo bene, di augurarle una carriera da star cinematografica, ma nel contempo specificherà di ritenersi troppo poco per lei. Alfonso è un truffatore? Sinta indaga. Passeranno alcune ore nel corso delle quali Dominguez e Passamar passeranno dei momenti di grande apprensione. A un tratto Alfonso convocherà Sinta e Camino
e comunicherà che la protagonista sarà la Dominguez. Felicia ci resterà malissimo, ritenendo tutto un'ingiustizia, in quanto per lei Alfonso ha optato per Cinta solo perché figlia di Bellita. Dopo alcuni giorni al settimo cielo, Cinta inizierà le riprese del film senza capire bene, però, il ruolo che dovrà interpretare. Emilio intanto sarà sempre più preoccupato e cercherà di indagare. Bellita riceverà i complimenti di tutti i vicini, fuorché quelli di Felicia, che affermerà il contrario, di essere molto infastidita da quanto accaduto. José, esasperato dai loro continui battibecchi, proverà a farle riappacificare, ma non ci sarà verso. Successivamente verrà organizzata una piccola festicciola a casa Dominguez e vi annunciamo che nel corso di essa ne vedremo delle belle, perché la Passamar non smetterà di punzecchiare la sua amica, arrivando a dipingerla nel peggiore dei modi. Il mattino seguente Cinta si presenterà sul set piena di energie. Alfonso la accoglierà freddamente e la costringerà a girare una scena che la ragazza però non si sentirà di fare. Camino, trovandosi da quelle parti, osserverà il tutto sconcertata e comincerà ad essere invasa da dubbi e da incertezze. E se il film in questione fosse qualcosa a luci rosse? Emilio, nel frattempo ignaro di tutto, convincerà sua madre a recarsi da Bellita per porgerle le sue più sentite scuse e a riconciliarsi con lei. Felicia, seppur con mille resistenze, accetterà, ma ecco che sul più bello scoppierà una forte discussione. Cinta intanto comincerà a stufarsi nel film e affermerà a gran voce di non aver ancora capito il suo ruolo e di non riuscire a concentrarsi per questo motivo. Alfonso, poi nervoso per le sue continue lamentele, la costringerà a girare una nuova scena sgradita e questa volta con un ballerino. A quel punto la Dominguez, preoccupata, deciderà di fare il ritorno a casa e rivelerà quanto accusatole da José e Bellita, che, accolto il suo sfogo, le consiglieranno di richiedere immediatamente la sceneggiatura di Alfonso per ben capire e studiare la sua parte. Cinta poi, tra le lacrime, spiegherà ai suoi genitori che Alfonso l'ha costretta a fare qualcosa che non voleva. José, infuriato, si recherà dal produttore, il quale, con rammarico, gli mostrerà l'innocente sceneggiatura e gli proporrà di apparire nel film. Il Dominguez, così rassicurato, ritornerà a casa, mentre Alfonso distruggerà in mille pezzi il copione. Perché? Per quale motivo? Cosa nasconderà mai? Nel frattempo Cinta vorrà vederci chiaro e una mattina di buon'ora si recherà nel camerino del suo produttore per frugare tra le sue cose. Che cosa scoprirà? E soprattutto il Carciano la beccherà intenta a rovistare tra i suoi effetti personali, oppure no? Gli spoiler invitano a non perdere nemmeno un aggiornamento su questa storyline, che ci riserverà un finale davvero inaspettato. A prestissimo! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!